Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo giunti alla terza domenica d'Avvento, potendo celebrare carissimi, la domenica della gioia, che inizia con il rallegrati dell'antifona d'ingresso, prosegue con i gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati, figlia di Gerusalemme, della prima lettura, e poi culmina con il rallegratevi nel Signore dell'epistola di San Paolo che abbiamo ascoltato. Ovviamente passando per il Vangelo, dove ancora San Giovanni ci dice qualche altra indicazione molto pratica per preparare l'avvento del Signore. Ora, partendo proprio da questo, che è l'argomento che ho approfondito nell'omelia di ieri sera, il Vangelo di oggi. Cosa dice in due parole San Giovanni? Chi ha troppo da mangiare si ricorda di chi muore di fame, chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ne ha. Non estorcere il denaro illecitamente, non maltrattare il prossimo. Sta dicendo una cosa molto semplice. La prima condizione, attenzione, per preparare il cuore ad incontrare Gesù, qual è? Osserva la giustizia, cioè non fare il male, che è già qualcosa, d'accordo? Ora facciamo una domanda. Se io mi limito a non fare il male, cioè non faccio il criminale, d'accordo, perché se l'estorsione a casa mia è anche un reato da codice penale, d'accordo? Così come se io uso violenza privata che sono soldato contro il prossimo, è un reato da codice penale. Uno che non fa il male è felice. Basta questo per essere felici, per rallegrarsi, per esultare di gioia indicibile. La prima lettura, se uno vede bene i termini, dice, ma mia, oh, che è successo? Basta che io non faccia il male? L'esperienza ci insegna che no, ci sono molte persone oneste, brave persone, che tu gli chiedi, ma tu sei felice? Beh, insomma, felice è una parola un po' troppo grossa, insomma, no? Giusto? Allora, tante volte Papa Francesco ci ha ricordato una cosa, che noi non è che ci pensiamo molto spesso, che per essere cristiani, San Giovanni Battista è il precursore di Gesù, quindi quando noi diciamo, io non faccio niente di male, e mica siamo ancora cristiani, stiamo ancora a San Giovanni Battista. San Giovanni Battista è il più grande denaro di donna dell'Antico Testamento, e gli 10 comandamenti, e del nostro Signore la dia a Mosè, che è l'Antico Testamento, d'accordo? Non ci siamo ancora. Quindi per essere buoni cristiani non basta non fare il male, bisogna accogliere qualcosa di più, bisogna fare il bene, ma bisogna accogliere tutta la pienezza di grazia che ti porta il Signore. Certo, non fare il male è la prima condizione, perché quando viene Gesù fa due cose. Per quelli che sono ben disposti, passa dal battesimo d'acqua, cioè la giustizia, la conversione essenziale, allo Spirito Santo e al fuoco. Cos'è il fuoco? Non lo vedremo. Cos'è il fuoco? Il fuoco è l'amore di Dio, l'amore del prossimo portato all'ennesima potenza. A quelli che non stanno neanche dentro la giustizia, San Giovanni dice, dobbiamo comunque ricordare che succede, brucerà la gola con fuochi inestinguibili, perché non è che i criminali e quelli che stanno facendo man bassa del prossimo senza pentirsi possono stare troppo tranquilli. Il Signore vuole salvare tutti, ma se tu perseveri nel male fino alla fine, come sappiamo, poi arriva il momento, ce l'ha ricordato anche recentemente il Papa, dato che dicono che è troppo buono, arriva il momento della reiterazione, perché il Signore è misericordioso, ma il Signore è anche giusto con chi lo obbliga ad usare i parametri della giustizia. E allora che bisogna fare per fare questo saltino di qualità? Oggi ci fermiamo un po' sulla seconda lettura, che quella bisognerebbe breve. Bisogna innanzitutto rileggerla con calma, poi meditiamo due minuti e sarebbe bene che pregassimo lo Spirito Santo che ce la fissa nel cuore. Sentite quanto è bello. Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre. Sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Poi, uno, due, la vostra affabilità, la vostra cordialità, la vostra gentilezza, la vostra carità, come preferite, sia nota a tutti. Quindi io mi comporto così con tutti. Il Signore è vicino. Ancora, sentite, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Eccolo qua il segreto della felicità, è il passaggio
dalla giustizia del non fare il male alla pienezza del vivere una vita felice. Quali sono i segreti? Numero 1, la gioia. Rallegratevi nel Signore. Da dove viene la gioia profonda? Questo è Natale, che vi dico tante volte, come sentirete dire, no? Noi non ci pensiamo, ma se noi soltanto pensassimo, San Giovanni Paolo II era sempre molto attento a questo particolare, semplicemente che Dio si è fatto uomo, cioè che Dio è diventato come te. Perché? Sapete quella canzoncina popolare che si canta nei cuori quando non ci sta l'organo? Dio si è fatto come noi per farci, lo conoscete, come Lui. Cioè, se uno ci pensasse bene, ma questa è tanta roba questa qui, oh, già questo basterebbe per metterci di ottimo umore, no? Quindi rallegratevi nel Signore, ancora però. Perché non ci rallegriamo nel Signore e siamo così contenti di Lui? Perché se io credo veramente che il Signore è vicino, che si è fatto come me, che è uno di me rimanendo Dio, che sta dalla mia parte non perdendo nulla però dei suoi poteri, che Lui si prende cura di me non come un numero ma come una persona, voi dovete sapere che Dio si prende cura di ciascuno di voi, come se non c'è se altro a cui pensare. Noi non sappiamo com'è possibile che Dio possa fare una cosa del genere, intanto ci pensi, ma come fa? Che capito? Cioè tu dici, cioè, per noi esseri umani questa cosa non è concepibile, però questa è una vita di fede. Dio pensa a te ogni istante come se non ci avessi altro a cui pensare. Supponiamo che noi possiamo capire soltanto da esseri umani, sarebbe come se noi ci avessimo un'idea fissa. Hai visto le persone che sono malate, che sono fissate, quelli proprio compulsivi, che stanno sempre a pensare la stessa cosa. Bene, tu pensa che Dio, da Dio, non da essere umano, pensa a te in questo modo, in ogni istante. E non c'è nulla della tua vita che gli sfugga il controllo, che non sia da lui sapientemente disposto per il bene. Ha capito che se tu ci credi, non angustiatevi per nulla, di che ti devi preoccupare? No, non è che mi dosso quello, grosso quanto una casa, ma che dici? Tu parli bene, che tu mangi, bevi e dormi, ma non che ti dosso guai, non facciamo angustiare. Non ti angusti, perché quel guaio non è capitato perché Dio si è fatta una dormita. Quel guaio è capitato col beneplacito dell'Altissimo. Ti prende per mano e ti aiuta ad affrontarlo, ti ci porta dentro, capito? Ti accompagna. Hai bisogno del suo aiuto? Beh, in ogni necessità esponi a Dio le tue richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Quindi la gioia da dove viene? Da un rapporto di questo tipo con l'Altissimo, un rapporto intimo, personalizzato, profondo, capace di abbandonarsi completamente a Lui e di deporre in Lui, scrive San Pietro in una sua lettera, ogni tua preoccupazione. Se fai questo, continua, la pace di Dio, prima della comunione io dico sempre, Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la del mondo, quella che non te la turba niente e nessuno, la pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, la vostra affabilità sia nota a tutti. Quindi vedete come la pienezza in fondo cos'è? L'amore di Dio, un rapporto profondo, vero, intimo con il Signore e uno splendido rapporto con il prossimo. La vostra affabilità sia nota a tutti. Da dove si riconosce che una persona è un santo secondo voi? Guardate, questo l'ha detto un grande santo della Chiesa Cattolica, si chiama San Giovanni Bosco. Da dove si riconosce come santo? Prega tanto? No. Va a messa tutti i giorni? No. Fa tante penitenze, fa tanti digiuni? No. Dice tanti rosari? No. Che tutte tante cose buone. Lo riconosci se c'ha sempre il sorriso stampato sulle labbra e se tratta sempre tutti bene. Quello è santo. Perché per fare questo, mi andrà messo tutti i giorni di rosario, di tutte queste cose qua, ma farle con frutto, capite? Non farle tanto per fare qualcosa o per fare un rito o per fare un gesto esteriore. Quando arrivi a questo, che tu hai questo stile inconfondibile, inconfondibile, che era il tratto di Gesù, era il tratto della Madonna, allora te puoi preoccupare che forse davanti c'è un santo vero, non taroccato. Capite le prove che ha dato il nostro Signore, insomma, che
questo lo voglio dire, sono state abbastanza significative, insomma, perché sorridere a chi ti sta sputando in bocca o in faccia, insomma, ce ne vuole un po', e non l'ho fatto durante la passione, capite? Quindi si arriva fino a questi livelli. Quando stai fino a questi livelli, la vostra affabilità si è nota a tutti, e tu, capite, chi ti può scalfire e togliere questa gioia e questa pace che hai? Nessuno, niente e nessuno. A questo ci porta tutta la pienezza della fede, capite? È chiaro che questo non è una cosa che si arriva dall'oggi al domani, questo è un cammino, è un percorso, è un itinerario che noi facciamo. Da dove parte? Comincia a non fare più male a nessuno, che questo già è qualcosa. Ma non ti fermare lì, capite? Come tanta gente dice, ma padre, io non ammazzo, non rubo, faccio male a nessuno, abbiamo finito. No, non abbiamo manco cominciato, quindi siamo ancora all'Antico Testamento. Quindi, ma non è una cosa che uno deve prendere un giudizio, dice ah questo mi sta a sgonfiare, non basta manco qualche mo che altro vuoi. Se ti limiti a questo, c'è una vita piccola, una vita grigia, mediocretta, soggetta a spazi d'umore, a tante cose, a disperazione. Noi possiamo andare, ci abbiamo in regalo molto di più. Basta che piano piano, camminando, ce ne andiamo gradualmente a prendere, è a nostra disposizione. Questo è Natale, questo significa che Dio si è fatto uomo per farti vivere da uomo una vita simile alla sua, che è una vita divina e quindi una vita felice. Oggi comincia la novena di Natale, dopo la comunione cominceremo a fare il canto, insomma, i due canti, uno nuovo, insomma, le parleremo insieme a Gesù Bambino, che la Madonna ci prenda per mano in questi giorni, ci aiuti davvero a completare bene la nostra preparazione, perché possa essere per tutti, nel senso che abbiamo meditato, un grande Natale. Siamo lodati Gesù e Maria.